Cari amici, siamo nuovamente qui a Rimini con Andrea. Ciao. E Andrea, la domanda che vogliamo porgli è: tu come giovane, insomma, qual è la tua opinione sull'elezione del nuovo Papa? Ma, secondo me si è presentato molto bene, scegliendo il nome di Francesco, perché comunque richiama a San Francesco d'Assisi, una delle figure più importanti per la Chiesa, che ancora regge la Chiesa oggi, la Chiesa Corpo di Cristo. Sicuramente fa bene avere queste persone che con questa umiltà servono la Chiesa e si impegnano con umiltà, cercano di riportare gente, perché comunque anche la Chiesa è attaccata dal demonio che cerca di portare via sempre più persone. E queste persone che lavorano in silenzio, nell'umiltà, nella povertà, per riportare sempre più persone a Cristo, io credo che sia la cosa migliore da fare in questi casi. Sei cresciuto in una famiglia cattolica? Sì, la mia famiglia è cattolica e abbiamo incontrato Cristo in 2 anni fa nell'occasione della malattia di mio padre e attraverso queste persone che nel silenzio lavorano, pregano, siamo riusciti a uscire. Nonostante mio babbo poi sia morto, io sono contentissimo di aver incontrato Cristo, perché è l'unica ragione che mi spinge ad andare avanti, e non solo a tirare avanti come fanno alcune persone, ma proprio con gioia, e io sono contentissimo di questo. Quindi sei praticamente un cattolico praticante, sì, mi sembra sì, di capire. Sì, sono un cattolico praticante. Come risolvere la situazione, essendo un cattolico praticante, penso tu abbia desiderio che anche molti giovani siano praticanti come te. Come risolvere la situazione di questa mancanza di sfiducia, secondo te, per la Chiesa? Ma è come dicevo prima, la Chiesa è attaccata dal demonio, e il demonio lavora nella Chiesa, perché comunque è la Chiesa il corpo di Cristo e il demonio lavora per allontanare persone. Ma con questo nuovo Papa mi sembra che si sia posto bene nei confronti anche delle persone e sia riuscito, questo è un primo impatto, comunque a porsi bene. Quindi io credo che questo sia un buon passo, e i giovani sicuramente devono vedere nella Chiesa non un rifugio, proprio una casa, più che una casa, proprio un'accoglienza parte di loro stessi. Vedere un giovane che in qualche modo parla di questi temi come la fede, la religione, la Chiesa, il demonio, addirittura usare questi termini, come vivi questa tua esperienza di fede nella società nella quale insomma viene vista un po' come una forma di estremismo parlare di addirittura esistenza di un demonio a volte? No, sicuramente il mio obiettivo umilmente posso solo dire che il mio obiettivo è quello di testimoniare la presenza di Cristo, e con Cristo anche quella del demonio che c'è, perché è inutile, è una battaglia tra il bene e il male la vita, e io di questo sono sempre più convinto, e stando con il bene io mi posso solo affidare al Signore e provare sempre a testimoniare con la mia testimonianza, provare a convertire le persone, che solo con il mio comportamento, ecco, le parole devono essere sostenute dai fatti, e di questo io però è quello che provo a fare nella mia vita. Quindi uno stile di vita coerente. Se tu avessi la possibilità adesso di parlare ai giovani in Italia, i giovani cristiani che in qualche modo sono magari cresciuti in famiglie cristiane, però la società, il mondo, chiamiamolo il male, li ha in qualche modo tirati via da quella che è la realtà della presenza di Cristo, della vita consacrata, cosa vorresti dirgli? Ma sicuramente non è facile, perché comunque vivendo in una società molto, con molte distrazioni, molte cose che comunque ti portano fuori strada, si tende a sbandare, ma comunque anche in queste situazioni io, per quello che posso comunque consigliare, perché non sono nessuno e non mi permetto neanche di dare giudizi così, l'unica cosa secondo me è confidare nel Signore e credere in Lui e affidarsi a Lui e chiedere che sia fatta la sua volontà. Questa secondo me è la cosa che comunque anche io provo a fare. Provo, cado, poi chiedo al Signore di rialzarmi e chiedo perdono per quello che ho fatto. Grazie Andrea, e complimenti veramente per la tua fede. Grazie. E un augurio anche per la continuazione. Un saluto Pace ai bene. Nostri amici da casa. Pace bene. Pace bene.